Ciao a tutti e benvenuti su Darkwood. Finita la serie su Shogun, volevo proporvi alcuni giochi che mi hanno incuriosito in questo periodo e a cui, se sarete interessati, vorrei dedicare qualche episodio di una serie intera, adesso vedremo. Il primo che vi propongo è Darkwood, è un gioco che è stato in accesso anticipato dal 2014 all'incirca e che recentemente è stato rilasciato invece in versione definitiva, la 1.0, come potete vedere qua sotto. È un gioco, ho letto molte recensioni dopo averlo scoperto assolutamente per caso, molto molto particolare. È un survival, al tempo stesso alcuni lo definiscono un simil Dark Souls con visuale isometrica, forse per la difficoltà e un po' di tecnicità del combattimento. Tutti sottolineano quanto sia importante la storia, quanto sia importante l'atmosfera. Un'atmosfera che, non so voi, ma con questa nebbia, questa oscurità e forse anche la musica in sottofondo che dovrebbe sentirsi, a me ricorda molto quella della serie Stranger Things, del mondo al di là di Stranger Things. Sono molto molto incuriosito, voglio provare a scoprirlo con voi. Purtroppo il gioco in inglese, vi tradurrò ovviamente i dialoghi. E se volete provarlo vi do un consiglio: il gioco è disponibile su Steam a pagamento, ma gli sviluppatori stessi hanno messo a disposizione un torrent completamente gratuito e completo, con la richiesta ovviamente, se il gioco piace, di acquistarlo. Ho fatto come al solito qualche minuto di prova per vedere che tutto funzionasse, che il video andasse, che il gioco fosse seguibile, e adesso lo vado a iniziare insieme a voi. Quindi, come al solito, è un let's play che inizia dall'inizio per goderci insieme l'esperienza della scoperta, per godermi i vostri consigli per come giocare e per godermi il gioco senza nessuna sorpresa. E ovviamente non sarà un let's play tecnico, temo che moriremo e moriremo spesso. Andiamo a vedere come inizia il gioco. Questo era il mio primo profilo. Allora, giochiamo a difficoltà normale. Quando moriamo perdiamo parte dell'equipaggiamento, ho letto dalle recensioni che se ne perde metà. In hard hai un numero limitato di vite, non è proprio una cosa, e in realtà perdi tutto l'equipaggiamento, qua non c'è scritto. In nightmare muori all'istante. È vero che perdere solo metà dell'equipaggiamento può essere un bonus, però direi di provare almeno inizialmente a livello normale. Ovviamente non saltiamo il prologo. I content Indiegogo, questa opzione aggiunge delle cose addizionali, ma sono dei contenuti che rompono l'immersione. Credo che li toglierò per ora, poi vedremo, magari mi direte anche voi cosa non mi sono perso e vedrò se recuperarlo poi in futuro. Andiamo a iniziare. Stai giocando un gioco che è una sfida e allo stesso tempo non perdona. Non sarai guidato mano nella mano, rispetta il bosco, sii paziente e concentrati. Direi un bel inizio. Questi occhi che sembrano veramente uscire da un tronco. Tra l'altro, quando ho provato, ho saltato il prologo apposta per poterlo scoprire insieme a voi, quindi ho proprio solo visto l'inizio del gioco. Vedevo rabbia e paura nei suoi occhi, nei loro occhi. E io ero responsabile per la diffusione della malattia. Come se io fossi responsabile per la diffusione della malattia. Come se fossi l'origine di tutta la miseria che stava affliggendo queste terre. Non avevo nessun posto dove nascondermi da loro, nessun posto dove correre. I boschi mi avrebbero protetto dal mondo esterno. Noi siamo tutti dannati. Ah, ok. Quindi visuale dall'alto. E ovviamente ricerca di oggetti. Il mio vecchio notepad, che però non c'ha nulla dentro.
delle pillole che direi che ci prendiamo. Probabilmente ci fanno degli effetti bonus. Non le ho provate. Allora, questa è una finestra barricata che direi ci dice lui di non smontarla perché sarebbe un suicidio. Questo è un distillatore di alcol. Ah, come potete vedere la luce è molto importante in questo gioco. Vediamo un po'. Ah, i miei strumenti non sono stati sterilizzati per anni, ma in ogni caso i pazienti non potranno essere aiutati. Ovviamente non posso prenderli, vero? No, peccato. Ah, vediamo un poco. Una gabbia è vuota. C'è qualcosa che batte? Ah, è meglio se non l'apri perché hai perso troppo tempo a chiuderla. Un container, esaminiamolo. Il lucchetto è stato rovinato molto tempo fa, però io tenevo solo della robaccia dentro, niente di importante. Si sente battere, ma non so dove. Il mio letto. Una radio. Con dei numeri scritti. La radio è stata silente per anni. Anche se mi sembra di sentire delle voci attraverso le scariche. Quindi lui è da anni che è in questa casa. Con questa malattia che si è diffusa. Allora, alcol. Non mi dire che me li fai portare tutti, però, perché devi diventare cretini. E vabbè. Degli stracci, delle assi. Una chiave che apre la porta di fronte, c'è scritto, dei fiammiferi e il libro medico. Sì, che fa vedere delle lesioni, questo è un elettrocardiogramma. Vabbè, non che ci sia nulla di particolare, sono proprio cose mediche messe a caso. Capite che per me è mestiere. Ah, pensavo aprisse questo. No, no, è vero, che apre l'altra porta, l'avevo già visto quando ho iniziato. C'era modo di correre, eccolo qua. Questa è chiusa. Questo non c'è niente. Una sedia. Ah, una foto. 12 giugno dell'85, qua in basso. E questa che sembra una faccia. Ah, la mia borsa medica e una macchina fotografica. Mosca 80, delle Olimpiadi. Sì. Ci dovrebbe essere il tasto per l'inventario, che è questo, perfetto. C'è qualcosa dentro? No, ovviamente. Sono delle scarpe, non c'è niente, perfetto. Ho lasciato la mia chiave nel guardaroba, ma non l'avevo trovata nella chiave. Ma l'avevamo trovata noi la chiave, perché non me la dà? Un attimo, no? Forse non l'avevo presa. Strano, mi sembrava di averlo preso. Infatti, perché non mi fa uscire, mo? Ah, sì. Ecco, questo l'altra volta ci avevo già messo un po'. Dobbiamo usare in questo modo, tenendo premuto. Quindi anche aspetta, quella là si poteva forse aprire in qualche modo diverso. No, mi dà solo. Ah, sì, mi dà questa opzione in più. Non abbiamo dei lockpick, per fantastico, non si può aprire. Un cane. Direi abbastanza morente. Non penso che ce la farà, dovrei porre fine alle sue sofferenze. Una bambola di. Una larga. Una umanoide, una bambola umanoide. Cosa ha addosso? Con una faccia disegnata. Oh, una corda. Va bene. Salta oltre la siepe. Vediamo un po' cosa troviamo. Un'ascia. Quindi magari riusciamo anche a mettercela addosso, l'ascia. E magari possiamo usarla per andare ad ammazzare il cane. Visto che ci dice di porre fine alle sue sofferenze. Con l'arma selezionata, prendi la mira col destro e poi colpisci. Perfetto. Una
trappola. Un osso. Preso la trappola, anche se non so bene cosa farmene. Una trappola per orsi. Si è anche alzato un po' di vento. La strada. Per accedere alla mappa, premi M. La tua posizione sulla mappa non è segnalata. Quando scopri una nuova locazione, sarà aggiunta alla tua mappa. Il tuo posto attuale è indicato in rosso. Per non perdersi, devi imparare come determinare la tua posizione relativa alle zone che hai scoperto. Beh, se mi dice dove sono, già va bene, insomma. I boschi hanno divorato tutta la strada che ci connetteva al mondo esterno. Nessuno è in grado di passare oltre questo punto. L'albero caduto. Oh, vediamo cosa c'è. Bene. Una, due e tre. Ah no, queste non si possono mettere insieme, quelle lì sì. Non c'è tanto spazio invece in realtà. Ah, left e left shift, perfetto, bastava fare così. Perfetto. Questa parte dei boschi è oscura, devo creare una torcia. Allora, una torcia rossa o una torcia normale, direi che ne possiamo creare una. E la andiamo a mettere qui. Perfetto. Creiamocene già un'altra, va. No, rimane lì. Quindi sigo col 2. Bene. Dai, veramente a me ispira tantissimo Stranger Things questa roba. Poi è un indie palesemente, però è. Anche la musica è veramente molto curata. A casa abbandonata. Ah no, non volevo barricarla. No. Sì, anche se in realtà potrei, ho tutto lo spazio che mi serve. Ma la barrico di qua che c'è un buco gigante. Che cos'è sta roba? Un albero? Cos'è? Oddio. In pochi giorni sarà completamente assorbito dall'albero. No. Vediamo se. No. No, non ci posso fare niente. Questi sono resti di un animale sacrificato? Bene, altri stracci. Vediamo di entrare qua dentro. In realtà è riparabile, sì, perché basta chiudere queste facce che c'è un ingresso qua gigante che invece non lo è. Ma dove caspita siamo finiti? Qui forse non serve più la torcia. No, infatti. C'è abbastanza luce. Vedete che il cono indica dove vediamo. Bisogna girarsi per riuscire a. Penso che quello stia ancora respirando. Una grande chiave di metallo. Se c'è un'uscita da questi boschi, la chiave sicuramente la aprirà. Non era cosciente, non l'avevo mai visto prima qui intorno. Portava solo una chiave e alcuni giornali. O diario, ma credo intenda giornali. Visto che ha cercato, è riuscito a entrare qua dentro di nascosto, deve sapere come uscire.
Naturalmente non mi aiuterà volontariamente. Minchia, che stronzo. Ma cosa? Non mi aiuterà volontariamente. Ma la cosa non è di alcuna importanza. Siamo veramente degli stronzi. Tra l'altro una siringa dell'anteguerra. Devo uscire da questa foresta maledetta. Mi hai ascoltato, ratto? Ah, lo stiamo interrogando. Fammi vedere come e ti farò andare. Alcune volte io sento delle voci. Lei mi sta chiamando. Mi dice di tornare a casa. Dov'è l'uscita? Ah, l'abbiamo anche legato a questo punto. Dove? Fammi vedere dove. Ma siamo degli stronzi. Ma sul serio? Ti ucciderò come un cane se dovrò farlo. Cioè, ma che stronzi siamo? Quel bastardo ha rubato la mia chiave. Ah, adesso qualcosa ce l'abbiamo. Posso usare questi rugs per fare delle bende e guarirmi. E qua ci sono degli ami. Vediamo cosa posso creare. Ah, delle bende, perfetto. Ah, è un lockpick anche. Quindi probabilmente questo ci aiuterà. Perfetto, questo lo mettiamo qui. Quindi se io uso uno. Perfetto, ci stiamo curando. Mentre se uso due, dovremmo poter aprire quello. Perfetto. Una torcia e una vanga. Prendiamo la vanga, va. Questo è troppo per smontarla. Però forse possiamo colpirla con la vanga. Esatto. Ancora un colpo, che la stiamo anche rompendo, porco cane. Infatti si è rotta. Quell'oggetto non è più usabile, devo ripararlo. Cazzo! Era lì davanti. Dove cazzo è andato? La lampada non funziona. Boh. Codice a caso. Chi è là? Una siringa? Questo è il dubito di poterla aprire, non ho più gli oggetti. Qui c'era la porta, non c'è più. Non devo lasciare la casa di notte, è più sicuro qui dentro. Minchia, c'è un pazzo furioso, la radio c'ha qualcosa. Adesso è sporca di sangue, ma peraltro. Ah, sono diversi numeri dietro. Continua a essere vuoto. Ah, aspetta, questo lo prendiamo secondo me. Aspetta, perché qui dietro c'è. Ah, si sposta. Perfetto. Magari c'era un modo un po' più elegante tirandolo, vero? Ecco, infatti. Infatti c'era. Vabbè, non importa. Possiamo entrare. Ne eravamo aumentati. Il generatore non funziona. Tavolo di metallo. Ci sono dei lacci. Una scatola, bene. Ok. Ma il tipo non è più sbucato, vero? La gamba di un tavolo. Direi che la mettiamo al posto della vanga, che tanto non serve in questo momento. Del gas, della benzina, che useremo, credo, a questo punto per il generatore.
prendi la tanica di gasolio e usa il tasto destro per riempirla. Credo che possiamo usarla più o meno tutta. Vabbè, un po'. Perfetto. Apriamola. C'era un'altra lampada qui. Perfetto. Il corpo ha due... Dai, oh mio Dio, ma è collegato alla radio. Cos'è collegato? Invece degli occhi, la sua bocca è aperta e posso ascoltare che sta dicendo i nomi. Una voce distorta, appena distinguibile dalla radio. No, no, aspettate, gli stavo mettendo dentro la... E quindi però penso che dobbiamo aprire questo, ma... Non abbiamo niente. Aspetta, ha detto qualcosa, 4892, vero? Me lo sono sognato? 4892, infatti, guardalo lì. Allora... No, di qua. 4892. Conferma. La porta sembra durita, devo fare della forza. Direi che lo possiamo prendere a mazzate, allora. Eccolo lì, infatti. Aiutami. Ti aiuto, ma chi sei? Vieni più... No, questo mi incula. Mi tengo pronto. Lo sapevo, stronzo. Vieni qua. Oh, vabbò, ti prendo a mazzate, mo. Oh, bene, dai. Vieni più vicino, stronzetto. Ok. Un pulcino di plastica. Sì. Molto bello, ne sono affascinato, ma perché? Una porta barricata. E dove vuoi andare ora? Pensi che puoi andartene da solo? Beh, deve essere l'idea. Ma non è morto. Ah, sono le voci. L'hai ascoltato. Ma co... Oh, wow, wow, wow. Ma brutti... Andiamo dal generatore, va. No! Minchia, volevo coprirmi. Che merda. Siamo già morti così al primo colpo. Ma cos'è un lebbroso? Però forse un occhio solo. Capitolo 1. Ah. Siamo in un'altra casa. Va bene, ragazzi. Direi che questo qui è Darkwood. A questo primo episodio credo che quantomeno ne seguirà un altro fra 2 giorni e poi magari ditemi voi se il gioco vi interessa oppure no. Io, dopo un'introduzione del genere, sono decisamente incuriosito e vorrei veramente scoprire cosa da nascondere questo gioco. Ci vediamo fra 2 giorni e continueremo qua con Darkwood alla scoperta di questa casa e del bosco che la circonda. A presto, ciao ciao!